Bentornati nuovamente sul canale. Adesso andiamo a proseguire i lavori per la realizzazione delle LS. E oggi ci occupiamo di fare le modifiche al coperchio per poter agganciare tutte le varie componentistiche. Andiamo a lavorare il coperchio. Basterà avvicinarci al bordo della cornice in plastica. Per avere la misura corretta. Terminato la finestrella per il display e fresatrice, più mi sono aiutato con una lima e poi utilizziamo un truschino per levare le bave, comunque sia, vabbè, con una lima riuscite ad arrivare proprio alla misura utile. Praticamente già così si incastra da solo, vedete? Poi comunque si andrà a fissare tramite quattro vitarelle, intanto sul supporto c'è la predisposizione. Adesso ci facciamo lo schema di come vanno delle forature per il joy e per i pulsanti e diciamo il grosso del lavoro sul coperchio frontale è fatto. Per la foratura del joy vado ad utilizzare una di queste punte a scalino. Ok, il foro l'ho fatto, sono arrivato a 28 mm. Vedete, il joy adesso entra bene. Comunque sia, vi consiglio di ripulire il bordo interno bene, in modo che abbia un po' più di lasco. Magari vi aiutate se lo vedete con un truschino. Ripulite il bordo interno in modo che c'è un po' più di gioco sul grembiule del joy. Posizionato il joy e verificato che non c'è nessun tipo di interferenza con la plastica, metteremo delle gocce di colla di attack qui e poi lungo tutto il bordo. Adesso vado a fare i fori per i pulsanti. Ho fatto anche le forature. Vedete? Vado a dare una leggera carteggiatina e gli do una mano di primer per superfici plastiche e una spruzzatina di grigio metallizzato. Così camuffiamo un po' la scatola, che insomma di per sé non è bellissima. Così facendo otteniamo un risultato anche gradevole. Mi dovete scusare, ma non ho ripreso le modifiche della parte posteriore del coperchio perché mi si è scaricata la batteria del cellulare. Comunque sia, questo è il coperchio già verniciato. Alla fine l'ho fatto verde reseda. È stile con il tornio su cui verrà montato. Qui mancano ancora le etichette ed è finito. Ho già cominciato a cablare qualche cosa, sia il display che i pulsanti e i cavi per il joy, essendo montato su macchine che hanno vibrazioni, ho sempre paura che si allenti qualcosa, quindi dove posso saldo i fili. Per quanto riguarda invece la parte posteriore del coperchio, e come vedete ho fatto le forature per inserire i connettori. Per inserire questi connettori bisogna rimuovere queste coste qui, perché praticamente andiamo a utilizzare le predisposizioni per gli stop della scatola. Quindi ho rimosso quelle coste, ho fatto il foro e ho inserito i connettori. Poi qui in basso ho utilizzato il
questa predisposizione che sembra fatta apposta per installare il buzzer, quindi ho dovuto fare soltanto un forellino dietro qui. Poi una cosa che ho fatto è abbassare la scatola, perché se ci fate caso qui rispetto a quella originale mancano 2 cm, questo semplicemente per un discorso estetico, non mi piaceva la scatola molto spessa. Ho fissato con 2 vitarelle l'adattatore di Arduino. Per lo più i lavori qui sono completati. Dovrò fare anche la seconda scatola, contiene il driver e l'alimentatore, ma ve la faccio vedere in un altro video. Per ora è tutto, ci vediamo nel prossimo video dove andiamo a programmare Arduino. Ciao, alla prossima!